twinning è un esempio di contemporaneità molto vivace e interessante, perché all'inizio si è presa questa decisione di passare da un finanziamento vero e proprio ad un programma ad un servizio. In eTwinning c'è un'idea, ma c'è un servizio a livello europeo e a livello italiano che permette agli insegnanti che si gettano in rete, dico gettarsi con entusiasmo e con competenza, e avere dei consulenti esperti nel momento in cui tu sei in rete, nel momento in cui ti confronti con i tuoi colleghi. Questa è stata un'intuizione straordinaria che ha trovato, siamo partiti nel 2005, intorno al 2008 ad una chance. E allora, siccome anche la fortuna è importante nella riuscita delle idee, è avvenuto che sono scoppiati i social network. E allora gli insegnanti si sono trovati quasi in contemporanea con i loro studenti, anche loro a fare l'esperienza dei social network e si sono parlati fra di loro. Precedentemente, questa è la mia esperienza, gli insegnanti ho visto che apprendono le novità solo confrontandosi fra loro, ma direi quasi in una rivalità. Con i social network è nata questa nuova modalità, si chiama da noi Learning Cooperative, cioè una stare insieme per non confrontarsi a due o a gruppi solo, ma per qualcosa di nuovo che prima non c'era. A livello europeo, intercettare tutte quelle istituzioni che fanno dei programmi specifici. Faccio riferimento al programma Regio, che invita alla diffusione delle buone esperienze.